bella prospettiva che abbiamo, stare appesi fuori dalla finestra per il prossimo secolo o ridurci a fare trucchi da salotto. Forse ora se ne andranno, quel serpente era un brutto cliente davvero. Poteva far del male a qualcuno. Ma non l'ha fatto, e se resta possiamo servircene ancora. State indietro, ingratide! Come osate disturbare un professionista mentre lavora? Io non amo quel Charles Dez in modo particolare, ma potevi ucciderlo! Stavo solo facendo il mio lavoro! L'avevamo raggiunto un accordo, mi sembra! Ok, tutto risolto. Sapete perché? Con cacadubi come voi meglio non fare affari, saluti e grazie. Da oggi mi interesserò soltanto della figlia di Edgar Allan Poe, quella bambina è la sola che mi può capire. Tu, Lydia, non la tocchi più. Coraggio, fatti bioesorcizzare. Mi sento un po' attizzato, non so se capite. Sono a secco da 600 anni, dopo tutto. Allora, dov'è che un torello, un normale superdotato quale sono io, può trovare qualcuna da scannare? Vengo. Venga a farmi risvegliare, ragazze. Niente male. Ehi, Adam, bella mossa, grazie. Adam, perché hai costruito qui? Non sono stato io.